Tu come te la stai cavando? Normale amministrazione. Con Ermanella è stato per un po' di tutta la sua. Già. Cagnolini. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Harry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? Ma figurati, Joy. È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. I ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. Mi state prendendo per il culo? No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Te l'avevo detto. Cecchino del cazzo. Hai visto da dove? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi, attenzione. Dove credi di andare? Nascondetevi in casa, magari vi salvate. Prendetelo, ragazzi! Prendo questo carico! Proprio qui! Ah!
scaldati un po'. Questo territorio è nostro! Pagherai per questo! Ehi, amico, possiamo metterci d'accordo, ok? Ah, clic clic, pezzo di merda! E adesso...
Merda. Fanculo. Oh, è stata tosta! Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Sam! Harry! Porca. Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Corri, corri, corri! No, tutto ok. Ok, ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza.
Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora... buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo... gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh! Con questi discorsi seri, quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste... non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. Cavolo, è buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam?
Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Ellie, stai qui? Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Oh mio Dio! Siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo.